Buongiorno Monica. Buongiorno Roberto. Tutto bene? Ben ritrovato, tutto bene, grazie. Grazie cara, tutto bene, tutto bene. Sono tornata a Biella alle mie origini. Brava, hai fatto bene. Quale migliore occasione allora per scambiare due parole? Certo, perché no? Dimmi un po', cosa rappresenta per te l'arte che crei? Allora, l'arte per me è una necessità, un'esigenza. Ho bisogno di comunicare. E per comunicare vuol dire che io devo lavorare su me stessa, devo comunque rifare tanta ricerca, quindi a livello introspettivo, e farmi anche delle domande su quello che ci circonda, quindi sul mondo che viviamo in questo momento, in quest'epoca un po' così particolare. E quindi le mie opere riflettono quello che è il mio pensiero. È un pensiero narrativo, perché comunque la mia pittura è fatta di linee, di colori, ma è sempre comunque un figurativo, anche se a volte tende all'astratto. Comunque sia, è un percorso narrativo, quindi di indagine di quello che è la vita vissuta in un determinato momento. È la mia ancora di salvezza, perché comunque quando io creo, perlomeno cerco di fare qualcosa di nuovo nella mia arte, mi isolo completamente dal mondo e cerco di domandare dentro me stessa quello che voglio esprimere, e cerco di trasmettere queste mie emozioni, questi miei pensieri sulla tela. E nel momento in cui dipingi e hai questo momento in cui ti isoli completamente dal mondo, ed è una danza che fai con il tuo cavalletto, lì così cerchi appunto di buttare fuori, tirar fuori tutto quello che è il tuo vissuto, tutto quello che è la tua percezione. E questo momento è un momento magico in cui perdi la cognizione del tempo e rifletti solo su quello che vuoi trasmettere. Ecco, questo in linea di massima è un po' quello che è il significato per me dell'arte, della mia ricerca e del perché ho deciso di intraprendere questo percorso di pittrice. Quindi voglio comunicare, ho la necessità di comunicare, di far riflettere e di dare delle emozioni. Questo in linea di massima. Sì. Bene, grazie. Oggi abbiamo intervistato Monica Catto per DN Art. Grazie a voi. Ciao. Ciao.